Un saluto a tutti. Siamo qua in Senato ed è appena finita la Commissione Affari Costituzionali su un provvedimento a dir poco storico, la modifica dell'articolo 9 della Costituzione con l'introduzione finalmente, come hanno fatto tantissimi paesi europei e non solo, della tutela dell'ambiente e degli animali. Peccato che c'è l'ostruzionismo della Lega che ha depositato 250.000 emendamenti perché non vuole introdurre la tutela degli animali, incredibile. Però Alessandra Maiorino è la nostra relatrice e anche il nostro Perilli ha seguito in prima persona tutto quello che è stata la battaglia del Movimento 5 Stelle. Ci racconta, Alessandra, che cos'è accaduto nelle commissioni infinite che hai fatto? 250.000 emendamenti da una forza che dovrebbe essere forza di maggioranza su un testo che è quello che è stato licenziato dal comitato ristretto che ha lavorato per settimane per giungere ad un accordo appunto sul testo di modifica della Costituzione. Una volta votato dal comitato ristretto ci ritroviamo con questo ostruzionismo becero di una forza di maggioranza, la Lega. Incredibile. Ma Gianluca, ma che cosa avranno mai fatto alla Lega di male questi animali? Perché non riusciamo a capire. Difficile capirlo, anche perché la proposta di legge contro il maltrattamento degli animali, un'altra proposta che adesso è in Commissione Giustizia, è bloccata da 5.000 emendamenti presentati sempre dalla Lega. Il Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta di modifica costituzionale chiara, tutela il principio dell'ambiente e degli animali in Costituzione. È presentato una proposta di legge per tutelare gli animali da violenze, uccisioni e maltrattamenti di ogni genere. Entrambi fermi, lo diciamo, per gli emendamenti della Lega. È incredibile, eh? Per riuscire a portare a casa il risultato però abbiamo bisogno che il maggior numero di persone possibile abbia e arrivi questa notizia. Quindi dite a tutti che il Movimento 5 Stelle vuole inserire la tutela dell'ambiente e la tutela degli animali in Costituzione. E il momento è questo. Dateci una mano perché ne abbiamo bisogno e perché la Lega sta bloccando tutto. Grazie molte.